Questa è la notte bianca dei LES, il liceo economico e sociale in tutta Italia. Siete in rete per presentare il vostro programma e quello che fate. Allora, la notte bianca è una notte, appunto, una manifestazione che interessa tutti i licei economici e sociali d'Italia. Quindi è una manifestazione a livello nazionale coordinata dal liceo Giuseppe Carducci Dante Alighieri di Trieste. Inoltre ringraziamo tutto il corpo docenti e la nostra dirigente scolastica Stefania Nardini. Inoltre abbiamo l'onore di poter far partecipare alla nostra manifestazione anche gli assessori comunali Luigi Ponziani, Sara Falini e la professoressa dell'Università di Teramo Tiziana Di Cimbrini. Qual è il tema trattato? Il tema che tratteremo è appunto la tutela dei diritti della società globale e noi alunni ci siamo adoperati al meglio per organizzare questo evento in maniera piacevole e interessante. E inoltre abbiamo organizzato dei dibattiti e delle conferenze per gli alunni del biennio e delle medie. Come vi siete organizzati per questa notte bianca? Sì, comunque questo progetto prevede che ciascun liceo personalizzi la giornata in base al tema proposto e a tal proposito noi alunni abbiamo organizzato delle aule nelle quali si tratteranno delle conferenze, nelle quali gli studenti stessi parleranno dei temi dell'economia e della finanza. Perciò questa iniziativa può essere presentata e definita come un diverso modo di vivere e di vedere la scuola. Le attività svolte in questa giornata quali sono? Per ravvivare il tutto abbiamo deciso con la nostra professoressa di scienze motorie di fare degli spettacoli di danza insieme a tutti i compagni del corso ed inoltre abbiamo deciso di far cantare una ragazza per l'apertura di questa giornata e inoltre da come potete vedere avremo dei nostri compagni che hanno formato una band che ci terranno compagnia per tutta la serata.